Da puntualizzare in premessa che la gran parte delle persone che abbiamo incontrato sono consapevoli della criticità del momento, ma questo non ha impedito che, anche se per qualche ora, in tanti si riversassero negli spazi pubblici rimasti aperti nella città di Salerno. Non si vedeva tanta gente da tanto tempo al parco del Mercatello, qualcuno sorridendo ci dice che sembra Pasquetta. Tante famiglie con bambini, gruppi di amici, tutti con la mascherina e tutti, per quanto possibile, a distanza di sicurezza, permessa dagli altri spazi del parco della zona orientale della città. Stessa situazione sulla parte di lungomare cittadino non interdetto alla frequenza. Qui siamo a Torrione, qualcuno sulla spiaggia, controllati anche dal mare e molti a passeggio e seduti a prendere un po' di sole. Mascherina, distanza. Ora andiamo a casa e ci laviamo per intero, così siamo sicuri di non aver preso qualche guaio. L'unica cosa che non ho capito, chiusura del lungomare è aperto qui, non è la stessa cosa. Lei poteva scegliere di restare a casa, perché ha deciso di poi venire a pigliare? Io mi sono fatto una passeggiata da questa parte per non andare al corso, che il corso chiaramente c'è un sacco di gente, però non pensavo che questa zona fosse, ma non è un problema, è una domanda che mi sono posto. Se hanno chiuso lungomare, questo è come un lungomare, dovrebbe essere la stessa cosa, o mi sbaglio? Secondo lei chi stamattina è uscito non ha paura del virus? Ah certo, chi esce non ha paura del virus, o perlomeno esce con cautela e pensa di stare sereno senza esagerare. Si supera anche la paura, vabbè, la paura si supera perché stiamo attenti, cerchiamo di rispettare le regole e cerchiamo anche di incontrarci in questo modo, purtroppo, perché è l'unica cosa che possiamo fare, credo. L'unico modo per ritrovare figli e nipoti. Esatto, l'unico modo per stare tutti insieme, perché non evitiamo di fare incontri anche nelle case e quindi... Un po' di sole, un po' di aria, qualcuno dice che non si dovrebbe fare. Perché? Perché è pericoloso, evitare di uscire quando è possibile. Qui entriamo praticamente nelle valutazioni personali che possono essere sia fallaci che frutto di un'opinione. I greci parlavano di doxa, di opinione. Guardiamo in termini di episteme, cioè in termini di scienza, e quindi valutiamo le cose dal punto di vista scientifico. Io penso di osservare le regole, penso di osservare la distanza, di avere la mascherina. Non so perché dovrei privarmi di quello che potrebbe essere anche la mia salute mentale. Stare a casa significa abbassare anche il livello di reazione del fisico rispetto a eventuali patologie di psicologico. Anche il sole potrebbe essere ed è effettivamente un toccasana.